Oh, Papa Pig, dopo un lungo viaggio siamo finalmente arrivati nella casa per le vacanze estive e credo che sia proprio bellissima. Oh, ne sono davvero contento. E a voi piccoli piace? Non vedo l'ora di fare il bagno in piscina. Piscina! Certo sì, però adesso, dopo questo lungo viaggio, bisogna andare a letto, dato che è molto tardi, e domani mattina, dopo colazione, faremo un bel bagno in piscina. Piccolini, beh, allora mi è venuta una bella idea. Che ne dite se vi racconto una bella storia per farvi addormentare? Ottima idea, Papa Pig! Così dormirete e domani vi sveglierete in forma per divertirvi in piscina. C'è un ladro in fattoria. Che silenzio! Forse troppo! Ore 12 e stamane qui alla fattoria del Pioppo non si vede neanche un cane. Non si vede né un tacchino, né un somaro, né un maiale, né una mucca, né un pulcino. Tutto ciò non è normale. Ore 12 e 18. Finalmente l'oca Anita, risvegliatasi di botto dalla quiete insospettita, si precipita nel cortile per scoprire che succede. E nei pressi del fienile, indovina cosa vede? Vede il gallo Ludovico che singhiozza tutto afflitto. Preoccupata grida: "Amico, che succede?" E quello zitto. "Che ti prende?" insiste Anita. "Sei malato?" Ma il pennuto, aria pesta e avvilita, fa un sorriso e resta muto. Poi, con mimica eloquente, un tantino imbarazzato, svela il dramma. Un malvivente la sua voce gli ha rubato. Nottetempo la rubò senza fare alcun rumore quell'ignoto e anziché no, scostumato malfattore. Dice Anita: "Mamma mia, se per caso il lestofante si nasconde in fattoria, smascherato va all'istante. Andrò in cerca di un indizio." Risoluta, detto fatto, alle indagini dà inizio. Prima tappa, Beppe il gatto. Il felino sotto un fico se la dorme beatamente. "Derubato a Ludovico della voce, ne sai niente?" Nel suo orecchio strilla Anita e lui bruscamente risvegliato le risponde: "Sei impazzita? Nella testa hai pangrattato? Trafugar chicchirichì io, che sono il re del miao. Rido fino a venerdì. Tanti auguri, ossequi e ciao." Che peccato, è andata male, l'oca esclama. "Le stavado da Tommaso, che è il maiale, e li faccio il terzo grado." Nel porcile l'indiziato se la ronfa più non posso. Risvegliato e interrogato dalla rabbia si fa rosso. Quindi sbotta:
Oca molesta, se mi credi un delinquente, hai le pigne nella testa. Non ho preso proprio niente. Sgraffignar chicchirichì quando so col mio grugno fare. Me la rido fino a giugno. Siamo proprio a un punto morto. Ore 12:31. L'oca, in preda allo sconforto, va a svegliare il cane Bruno, che risponde un po' interdetto. Senti, senti, questa è bella. Ho il fortissimo sospetto che ti manchi una rotella. Arraffar chicchirichì, io che sono tanto fiero di fare bau. Piantala qui o sghignazzo un anno intero. Ore 12:40 e il risolto è ancora il giallo. Se il colpevole non canta, tempi duri per il gallo. L'oca nita che ha pazienza, nervi saldi e fiuto fino, sveglia e interroga in sequenza mucca, asino e tacchino, che dichiarano compatti all'incirca su per giù: siamo tanto soddisfatti di far muu, i-o, glu-glu. Noi rubar chicchirichì, idea buffa, al punto tale che ci scappa la pipì e ridiamo da star male. Accipicchia, brutto affare, pensa l'investigatrice. Non mi resta che provare con la capra Berenice. La suddetta interrogata si giustifica così. Ma che chicchirichì sfacciata! Io rubar chicchirichì? Non ne so chicchirichì niente! E la prova, credi a me, che son chicchirichì innocente e che fo chicchiribè! Berenice si è tradita! Poche storie, ti ho beccato, zampe in alto, strilla Anita. E la capra? Beh, peccato. E va bene, lo confesso, forza, sbattimi in prigione, ma il reato l'ho commesso per un'ottima ragione. Ludovico ha il brutto vizio di cantare troppo presto, sveglia all'alba, che supplizio. Chi accidenti gliel'ha chiesto? Chicchirichì! Per poltrire in santa pace ho rubato la sua voce. A me il crimine non piace, ma quel gallo è la mia croce. L'oca Anita ci riflette. Le attenuanti ti concedo, non ti metterò in manette se farai quanto ti chiedo. Al pennuto chiedi scusa, rendi ciò che gli hai sottratto, la faccenda sarà chiusa. E la capra? Affare fatto! Ore 13. Contento canta il gallo a perdifiato. E a tutti in un momento ha le orecchie fracassato. Chicchirichì! Brava Anita! Presto e bene hai risolto questo caso. È un po' matto chi sostiene che chi ha il becco non ha naso. Bravo caro, si sono addormentati, ottimo lavoro. Oh, oh. Bene cara, andiamo anche noi a riposare. Domani iniziano le nostre fantastiche vacanze estive. Ciao amici, buonanotte anche a voi. E ricordate di iscrivervi al canale degli amici di Palmiemino. Ciao ciao. Ciao ciao.